Le fake news sono, siamo davvero convinti che siano, sono un problema per la rete, non c'è dubbio, ma che siano il problema fondamentale che minaccia la nostra economia, e questa è la prima questione. E la seconda questione, Non siamo c'è davvero democrazia, convinti immagino. che sia una legge il modo migliore per arginare un fenomeno che francamente sembra difficilmente contenibile con una legge? Ma il rischio che le fake news incidano sugli assetti della democrazia è un tema che si sta ponendo tutto l'Occidente. C'è stato negli Stati Uniti, se ne è occupata la Merkel in Germania, c'è cioè qualcosa di cui stanno discutendo le principali democrazie occidentali, quindi non è un'invenzione mia di Renzi e del PD. E credo che meriti attenzione, perché quello che accade ogni giorno onestamente è abbastanza inquietante, anche le cose che stanno emergendo in queste ore. Tra l'altro io segnalo che questo rischia di diventare anche un enorme elemento di distorsione economica. Pensate a questo meccanismo applicato alla battaglia tra aziende, ad esempio, se si usassero metodi simili. Quindi credo che, diciamo, cercare gli strumenti per arginare il fenomeno sia non solo doveroso, ma sia fondamentale per tutti noi. Adesso non so se lo strumento migliore è una legge, se è attribuire maggiori poteri all'Agcom, se è cercare di coinvolgere, questo penso sia fondamentale, in modo un po' più attivo le piattaforme che gestiscono, a cominciare da Facebook, che devono fare molto di più di quello che fanno, però insomma una soluzione l'ha trovata. Ma chi si dovrebbe punire eventualmente, tra virgolette, poi vedremo come, in che modo, cioè chi scrive la prima cosa, chi la diffonde, per esempio, no, l'immagine di Maria Elena Boschi ai funerali di Totorina con Laura Boldrini, fake news gigantesca, a me sembra anche, cioè difficilmente Esatto. credibile poi ovviamente, però comunque poi rilanciata per esempio da questo sito Virus 5 Stelle che non l'aveva prodotta. E chi bisogna punire? Bisogna punire chi l'ha prodotta, chi la rilancia? Beh, innanzitutto chi la produce, chi la diffonde, nel senso magari non il singolo utente incolpevole, ma queste cose non avvengono mai per spontaneismo, cioè quella foto ha fatto decine di migliaia di condivisioni in pochi minuti, nessuno di noi, nemmeno il sito di Repubblica, riuscirebbe a fare una cosa del genere con un articolo o con una notizia, perché banalmente intorno a questo ci sono reti di siti organizzati che rilanciano Sì, il e sito quindi in quel caso il stesso. sito Virus 5 Stelle, secondo lei, sarebbe stato giusto punirlo, Ma io credo multarlo, che chiuderlo? il sito Virus 5 Stelle probabilmente è uno dei nodi di una rete. Il problema è l'intera rete che propaganda notizie false. Poi ripeto, discutiamone insieme anche a quelli che lo stanno facendo adesso d'Europa e del mondo. Però insomma noi non possiamo neanche avere, perché lei dice difficilmente credibile, sì, difficilmente credibile, però in realtà è stata creduta quella notizia, perché comunque ci sono decine di migliaia di persone che in assoluta buona fede prendono per vero quello che appare sui social. Ecco, Di Maio vi risponde, ma il PD ha poco da parlare di fake news. In realtà noi, Movimento 5 Stelle, le fake news le subiamo a nostra volta, le bufale nascono dai media tradizionali e il problema vero è che è il PD che produce fake news e che le elezioni, come dimostra il caso Sicilia, non sono state libere, servirà al prossimo voto del 2018 l'intervento dell'OSCE. Lei come risponde a Di Maio? Ma che le fake news diffondano i media tradizionali, detto a difesa delle fake news in rete, mi pare onestamente una posizione un po' strampalata, nel senso che sicuramente ci sarà anche qualche giornalista che ogni tanto scrive una falsità, una sciocchezza, ma sui media tradizionali ci sono tutti gli strumenti di intervento, ci sono delle regole, ci sono le modalità previste dalla legge per correggere eventuali articoli che hanno calunniatori o diffamatori, insomma ci sono Sì, naturalmente certo. giornalisti, ci sono mille No, ma lui dice che soluzioni al siete voi che problema. ispirate le No, fake news sui giornali, anche sostanzialmente. Alessandro Di Battista ai nostri microfoni l'altro giorno ha detto fake news, ma se Renzi e Boschi avevano detto che lasciavano la politica dopo la sconfitta del referendum, quella cos'è? Non è fake news? Vabbè, Grillo aveva detto se non, prima delle europee che se ne sarebbe andato se il Movimento 5 Stelle non avesse superato il Partito Democratico. Questa è politica, non mi sembra esattamente Stanno mettendo cose diverse sullo stesso sì, piano, dice. esattamente, cioè non credo sia questo il tema. No, mi sembra che loro purtroppo facciano fatica
diciamo a rinunciare a una modalità che li ha molto aiutati. E più che altro penso dovrebbero chiarire le cose piuttosto curiose che sono emerse, cioè che questi siti, quelli collegati a Salvini, sono sostanzialmente accomunati in rete, nel senso che hanno la stessa matrice, che la pubblicità arriva agli stessi soggetti. Ma c'è la Russia dietro, secondo lei, Orfini? Cioè, si ipotizza questo? Oggi la Stampa lo scrive, no? Riportando alcune indiscrezioni che arriverebbero dall'ambasciata americana qui in Italia. Lei ha informazioni in questo senso, Orfini? No, assolutamente non ho alcuna informazione, non saprei che dirle su questo, però diciamo quello che interessa di più in questo momento è capire come mai fanno finta di scontrarsi, e poi su questo terreno Salvini e Di Maio sono la stessa cosa. Senta, su questo diciamo un chiarimento sarebbe utile chiedere.